Bene, grazie. C è, c è, abbiamo, abbiamo degli studenti di seconda generazione, in fondo, ma siamo contenti. Quindi ringraziamo il presidente del CNR, il professor Massimo Inguscio, e il nostro rettore, professoressa, professoressa Cristina Messa, per essere qui eh, in questo evento che eh, è un po' la coda della eh, giornata che c'è stata oggi, che è stata una presentazione in qualche modo ufficiale del nuovo. Eh, del nuovo Presidente del CNR e della nuova filosofia del CNR ma è stata una giornata dedicata più in generale al tema della ricerca erano presenti tutti i eh, rettori eh, o i loro rappresentanti dell'Università Lombarde era presente il Presidente Maroni ed era presente il, pre il Ministro eh, Giannini quindi è stata una giornata molto importante sono stati dati anche degli elementi concreti diciamo tutto sommato di vogliamo dirgli di speranza, ecco, in un quadro, diciamo, eh, non, non sempre idilliaco del mondo della ricerca in Italia. Questo non è un, diciamo, incontro eh, formale, anzi credo che il professore Inguscio voglia proprio renderlo informale, quindi io non faccio altro che passargli la parola e immagino che soprattutto l'idea sia di avere domande, spunti di riflessione e eh, questioni da, dal, dal pubblico, cioè da voi. Grazie. Dove c'è la voce. Vabbè, più che passarmi la parola, eh, diciamo sono io che passo la parola a voi, studenti. Se capisco siete della, tutti di materie, come dire, di scienze naturali, e sarei curioso di come dire, di sentire, di rispondere, di, di dialogare, diciamo. E, ahimè, non come, cioè, non come Presidente del CNR, ma come fisico della materia, io mi occupo di atomi. Avevo iniziato a occuparmi di atomi cercando di capire come sono fatti, per tirare fuori delle leggi della natura, e, e adesso invece negli Nell'ultimo decennio, anzi ventennio, ehmè, e usiamo la luce per raffreddarli, portarli eh, a temperature tanto basse che diventano degli oggetti macroscopici che si comportano con le regole della meccanica quantistica e scaturisce tutta una nuova tecnologia. Quindi si parte in un modo, si finisce in un altro. Ora, qui voi avete la fortuna di essere in un Ateneo. Molto rimescolato, eh, così sono curioso di sentire. Eh, a livello scientifico. Eh. Se, se, se volessi dire lancio io una, una prima idea. Eh, quando intanto voi mi perdonerete, però anche siccome non sono più presente, sono davvero ho caldo eh? portatore eh, d'acqua che ha eh sì, ho portato l'acqua a alla... chi era poi? Non mi ricordo. Eh, allora, eh, io cioè, lancio lì, se volete qualcuno potrà raccoglierla. Diciamo, quando eh, succede di fare un seminario di cose nostre, diciamo adesso di calcolatori quantistici, eccetera, e, e si par, parto, amo partire con un po' di diciamo diverso di in questo diciamo, da uh, una delle affermazioni che Feynman mette nella prima o seconda pagina delle sue lecture so in physics in cui dice se ci fosse un grande cataclisma che distruggesse tutto bla 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 e noi dovessimo, avessimo la possibilità di lasciare una frase eh, per, per un'eventuale nuova civiltà che venisse fuori Feynman appunto elettrodinamica quantistica tutto quello che è stato eh, dice e la frase da dire diciamo il mondo diciamo la natura è fatta di atomi e poi dice anche eh, che in questa frase con un po' di immaginazione si può costruire tutto allora se voi siete scienziati naturali eh, sicuramente maneggiate materia che è fatta di atomi quindi chi si fa coraggio è per primo mi dà spunti per il prossimo seminario, cioè che io possa dire che so anche in biologia con un po' di fantasia anche in. Par Prego. Secondo lei che ruolo ha la contaminazione tra diversi campi di ricerca? Io sono... eh. Ah, va bene, non lo sapevo. <ride> eh, secondo lei che ruolo ha la contaminazione all'interno della ricerca, cioè proprio tra diversi campi di ricerca o gruppi di ricerca proprio? Beh, secondo me ha un ruolo fondamentale perché qui, di, insomma, di, se, se uno è grande scienziato, non importa nulla né contaminazione né non contaminazione. però siccome tutte sono, tutti siamo persone normali, allora spesso le cose nuove nascono dal saper cogliere, eh, come dire, da altri mondi. Cioè, guarda, quelli fanno questo, no? E, e quindi la contaminazione è quella che ti può far fare il salto in avanti. Ed è per questo che, per esempio, stamattina si parlava anche della necessità di un regolamento super giovane, in modo che il giovane si faccia contaminare, no? E... Però questo con gli atomi non c'entra molto, ma insomma. Le parlava di fisica, noi siamo biologi, ha detto magari tra contaminazioni diverse. Poi la parola contaminazione è un po'... No, contaminazione, c'è il senso positivo, chiaramente. Eh beh sì, però sì. insomma, però contaminazione fa pensare a... Eh? Il drogaggio in scienza dei materiale è importantissimo, diciamo, drogarsi non è sempre negativo. Eh. <ride> beh, insomma, diciamo, allora altro, io, io ragazzi, però non è che devo siete voi, diciamo un'altra cosa, lui dice che il drogaggio è importante, allora... Eh, se, se voi prendete un conduttore perfetto un cristallo perfetto, eh, cioè proprio perfetto perfetto, cioè come non esiste, allora per esempio non c'è la conduzione elettrica, no? ma ci sono delle cose che, che noi fisici chiamiamo oscillazioni di bloc, poi invece le impurezze fanno sì che queste oscillazioni di bloc si distruggono e che ci sia il conduttore. Eh, il drogaggio è quello che rende belli eh, certi Diciamo gioielli, no? diciamo il rubino è bello così perché è drogato. Il, ora è arrivato miglio, quindi io bisogna che mi taccia. Perché, eh. Però a proposito di drogaggi, diciamo esiste il diamante, che voi insomma, sapete, come dire, bellissimo. Allora, giusto per dirla con la contaminazione: se uno al posto di un atomo di carbonio mette un atomo di azoto e eh, fa un cristallo drogato, se poi lo fa nano lo fa piccolissimo e questo cristallo drogato diventa una possibile sorgente di luce a fotoni singoli, bip, 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 che è importante per fare comunicazioni quantistiche, ma al tempo stesso serve a chi di voi si occupa di, di, di bio cose, perché essendo il diamante fatto di carbonio quindi è compatibile con, con la materia vivente, diciamo riesce a fare con questo azoto che, con cui droga il, 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 il diamante e fa l'NMR, quella che si fa nei laboratori per vedere il menisco, robe di questo genere, cioè può misurare dei campi magnetici debolissimi e quindi per esempio anche a Firenze un, un mio collega eh, Francesco Pavone usa questi nanocristalli che noi usiamo per fare fotoni singoli per farli digerire ai neuroni dei topi e, fare, e vedere diciamo, l'attività cerebrale con risoluzione nanometrica, cioè questa è contaminazione. Diciamo. Si usa una cosa contaminata per contaminare mondi diversi. Però siete voi che dovete parlare. Eh? Prego, provo un attimo. Diciamo, a reindirizzare la discussione. Eh, magari potete presentarvi con il nome che consigliarmente siete, sì. giusto per... Io mi chiamo Om Sarafia, sono un dottorando di astrofisica. Volevo dire che lei adesso ci ha dato una breve idea del suo percorso, eh, che mi sembra abbastanza emblematico, diciamo. Eh, lei dice che è partito da una domanda, dalla ricerca di leggi della natura sugli atomi ed è arrivato poi nel giro di un ventennio o di più a diciamo, delle applicazioni che diventano man mano sempre più pratiche o che saranno pratiche in breve tempo, come per esempio il computer quantistico. No? E quindi se vogliamo parlare di atomi, quello che mi viene in mente è che forse ehm, anche nel suo percorso la, la curiosità iniziale era un po' l'atomo che poi compone questo grande quadro della ricerca. No? E stamattina quello che ho percepito nel discorso generale, diciamo, eh, soprattutto forse del Ministro, ma, ma non solo, era quasi come mettere su, sulla bilancia una ricerca che fosse appunto curiosity driven o blue sky, come la chiamava il Ministro, quindi più atomica se vogliamo e una ricerca invece che fosse in sinergia con le imprese e che portasse a delle applicazioni. Io mi chiedo, riusciamo a far convivere queste due cose? E chi come me, che è un nostro fisico teorico e si interessa di buchi neri e cose che non hanno applicazioni pratiche a breve termine, deve temere di non poter andare avanti. Ah, allora, eh, io credo che allora non siamo riusciti a veicolare stamattina il messaggio nella maniera corretta. E quello che è assolutamente sicuro è che la forza che sta dietro tutto è la curiosità, che sia per gli atomi, per i vermi, per le, le meduse, per... Mm? E il laser, ora... Insomma, uso esempi di casa mia diciamo il laser che è sicuramente la più grande evoluzione tecnologica applicativa insieme al transistor forse lo dico perché vedo che c'è Miglio che sta eh, sorridendo alla parola laser e <ride> però insomma lì siamo diciamo il laser è frutto del fatto che Albert Einstein aveva inventato eh, Aveva pensato all'emissione stimolata per spiegare il corpo nero, visto che lei, è, che tu sei ci diamo del tu perché qui siamo eh? che tu sei astrofisico, e, e Charles Towns, sfruttando lo spettro dell'ammoniaca, che è una molecola che è importantissima, per, qui ci sono dei chimici. Diciamo, sapete che sull'ammoniaca è stato sviluppato poi tutto il ciclo, diciamo, fertilizzanti, insomma, ce anche, le, anche, le, anche i gas da applicare, in, diciamo, purtroppo in guerra. Cioè. Comunque, sulla banale cosa dell'armonica, lui si sì, dice, voleva vedere se lì davvero poteva vedere questa emissione stimolata. Voglio dare qui un'altra informazione, diciamo. Allora, Towns era discepolo, si sì, aveva fatto il PCD, appunto, con Isaac Rabi. Isaac Rabi era quello che, vedendo... Lo spin flip del, del protone diciamo, nel nucleo delle molecole e poi avrebbe preso il premio Nobel, NMR eccetera, ma usava le tecnologie di elettronica che venivano dalla seconda guerra mondiale. Cioè lui dice: perché devo andare a perdere tempo con l'ammoniaca la, e con l'emissione stimolata quando noi, come surplus di residuo della, diciamo dalla guerra, abbiamo il.' Gli strumenti che già esistono e lui invece se ne andò per la sua strada, quindi scoprì il maser che poi diventò il laser, quindi fantasia che poi ha prodotto il laser. Non c'è campo direi dove il laser viene, viene applicato eh? persino nel tuo campo dei buchi neri, perché pare che quando due buchi neri collidono, emettono onde gravitazionali. E si vedono grazie al fatto che esistono i laser con cui si possono costruire dei grandi interferometri e rivelare i buchi neri. Quindi la scienza, la vera innovazione è un po' questo il, come dire, il meccanismo che, che a me piace provare ad aiutare. C'è cioè curiosità che poi porta a porta o alla scoperta, alla scoperta, diciamo sconvolgente, che quindi ti dà il nuovo strumento, la nuova cosa, oppure porta ad applicazioni importantissime di, come dire, di, di effetto collaterale, come li chiamo io. Cioè per frenare gli atomi, insomma, fare questi giochini, bisogna sviluppare dei laser molto ben fatti, molto miniaturizzati, e allora uno dice, ah però questi servono per rivelare l'acetilene oppure l'inquinante, oppure a scopi medici. No? Voi sapete che l'ulcera pare che sia prodotta da un, da un batterio, l'helicobacter pylori, se non sbaglio. Ebbi la fortuna di essere a Stoccolma quando, per, per via del fisico, però c'era anche il medico che prese il premio Nobel per questo, ed era un medico d'altri tempi, lui aveva dav davvero si era, aveva ingerito questo batterio per dimostrare, come dire, di aver ragione, allora, sembra che se uno somministra diciamo, dei farmaci, poi quello nel respiro emette qualcosa diciamo, arricchito da un isotopo, e quindi questi laser superstabili che noi abbiamo fatto per fare la condensazione di Boseinstein vengono utilizzati. Questo però è però un effetto collaterale per fare strumentazione medica di diagnostica che uno, quando è lì in sala operatoria con gli anestesisti, dal respiro può capire. Quindi si sa dove si inizia, ma non si sa dove si finisce. Quindi Prego. Ah, scusami, scusami. Eh, buongiorno, allora. io mi chiamo Giovanni Coletti e ho finito da qualche mese il PhD qui a Bicocca. L'ho fatto diciamo in micropaleontologia, paleontologia, quindi ancora una cosa diversa. Lei diceva giustamente che è sempre tutto lanciato dalla curiosità, mi viene anche in mente l'esempio microonde, una cosa che abbiamo tutti in casa, mh, è stato scoperto per la radiazione cosmica di fondo, no? era un esperimento in cui lavoravano sullo studio della radiazione cosmica di fondo e hanno scoperto che un determinato dato tipo di onda scaldava. E mh, quello che mi chiedo appunto, eh, è vero, viene sempre lanciato dalla curiosità, però oggi... Dobbiamo forse un po' mascherare questa curiosità. Io studiando micropaleontologia, forse un colloquio di lavoro potrei, per esempio, non so, raccontare che alcune delle alghe che studio si, eh, sono in grado di vivere in acqua dolce e potrebbero essere utilizzate per abbattere l'alcalinità dell'acqua, perché sequestrano carbonato di calcio e quindi lo tolgono dall'acqua e potrebbe essere un rimedio contro il calcare. Però, diciamo che la mia curiosità di paleontologo slash studioso di alghe, deve essere un po' mascherata dall'applicazione che trovo. Cioè oggi mi sembra un po' che ci sia questa costrizione a trovare l'applicazione, mentre nel passato c'era la possibilità di seguire la curiosità come faceva uh, ehm, nel suo esempio, invece oggi la dobbiamo un po' nascondere, ecco io ho questa impressione. Beh, questa affermazione mi, mi, mi riempie di tristezza e purtroppo è vero, e, diciamo quelli che hanno avuto un po' di soldi o che hanno, eccetera, pensano sempre alla soluzione immediata: cioè a come che so, la Piaggio finanziava ricerca, io ho studiato a Pisa, quindi Pontedera, Piaggio. Finanziava ricerca per come fare entro un anno a ridurre eh, l'inquinamento o, o aumentare l'efficienza de, 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 della app, no? questa roba qua. Ma entro un anno, no? cioè, È chiaro che c'è questa scarsa. Eh, però poi non è così, diciamo. E se volete sapere quello che farò io, che cercherò di fare, però poi penso che lo farò, è di. Come dire, eh, di, di razionalizzare le cose del CNR, in modo che si recuperino dei soldi di ente, perché è solo un ente di ricerca che può finanziare Damlé ricerca di fantasia, da cui può scaturire, eccetera. Allora, la mia strategia chiarissima è quella di recuperare dei soldi per fare. E si capisce anche come, non è difficile, per fare dei progetti che io chiamerò seed, cioè per bandire 50, 100 progetti di ricerca di modesta entità, ma da fare insieme, giovani intanto, insieme ad altri, eccetera, per vedere se ci sono delle idee che poi meritano di essere portate avanti diciamo, e, poi, e, poi, e poi continuare. E questo si, si mette insieme con la contaminazione, come ora parlando di alghe forse è più, è più pertinente il termine diciamo, contaminazione, e, e, e cioè, tu, tu che cosa stai facendo? No? Tu stai, ti stai divertendo a fare le cose che ti piacciono ed è giusto così, però poi strada facendo dici però guarda questo può servire. Allora per esempio in un'istituzione che sia davvero trasversale, ma non multidisciplinare nel senso se, se tu nel CNR dici dobbiamo fare un progetto sul piano nazionale di cui parlava il Ministro stamattina, come ovvio che sia, uno dei goal delle grandi strategie è l'energia. No? Allora ci diciamo, facciamo un piano sull'energia, un, un progetto sull'energia. Allora la, la multidisciplinarità si traduce, ahimè, nel fatto che dice io, 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 perché l'energia la puoi fare con le tue alghe, abbiamo gente che la fa, e, oppure e puoi fare il biogas, come dire. Nel, nelle stalle diciamo della pianura padana, da quello che gli animali eh, oppure la puoi fare con l'eolico la puoi fare con le celle solari di terza, quarta, c'è di tutto. Ecco, allora. E invece la multi, e, e, bisogna evitare che sia io, io, io. Capito? Ecco, sta cosa tua si presta come tipologia esattamente a un progetto SID da, da, eh, da dare a un giovane, dice, io ho fatto questo, vorrei. Capisci, chissà che non possa davvero funzionare, mi metto d'accordo con quest'altro che, uno glielo finanza, se poi è promettente si va avanti. Esattamente questa è la mia. Eh, è la, e non è vero che uno deve nascondere queste cose, non è più, non è più il tempo, lo stanno capendo, insomma, cioè, spero almeno. Comunque così è. Capito? I, la ricerca libera per un ente è un pochettino come le metropolitane o come i, le reti di trasporto. Che, che vanno fatte per scelta politica, indipendente dal fatto se, se tu recuperi i soldi per farle o meno, capito? Cioè io a Firenze, eh, non ci sto più molto, me, ma noi abbiamo tutta l'attività di ricerca in un campus bellissimo peraltro, dove però non si arriva né con i pullman né con. Eh, metropolitano ne parliamo nemmeno, perché lì valutano che. Quello che uno paga di biglietto, no? No, 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 capito, no, no, lo non, non serve a recuperare. E questo è sbagliatissimo. Capisci? Tu devi farlo così perché va fatta come la ricerca cos libera cosiddetta. E perché poi da lì esce fuori, eh, eh? Che poi è il meccanismo dei finanziamenti ERC, quelli che stamattina sono venuti fuori. Tutti i panel degli ERC eh, sono tutti interdisciplinari. Non c'è un panel di fisica, non c'è un panel di chimica, c'è un panel. Ecco, voi avete qui il professor Pacchioni che ha vinto, che intanto è stato uno di quelli che ha fatto i panel, poi eh, eh, sa di queste cose, sa benissimo che non c'è chimica, non c'è un panel di polimeri piuttosto che di. È, è una cosa, capito? Io ho a che fare con la fisica, lì non c'è di fisica, ci sono costituenti della materia, poi c'è tutto dentro, dalle, dal bosone di Higgs al, al fotone. No? Bene, quindi non, non abbiate paura, non voglio scimmiottare nessuno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono un dottorando in scienze della formazione, quindi Perfetto. su un campo diverso, anche se ha dei problemi di applicazione per alcuni aspetti simili. Quindi è bello, ti stai formando in scienze della formazione? Esattamente, un PhD, sto formando e sto anche lavorando perché il PhD è quella figura un po' a metà, vabbè, sa meglio di me, a metà strada tra studente in formazione e giovane ricercatore. Le chiedo questo, faccio riferimento eh, al suo ultimo intervento in cui stava illustrando diciamo, brevemente la sua strategia, eh, come presidente CNR rispetto a un finanziamento della ricerca più teorica ha eh, accennato anche i giovani non è teorico, la fantasia è anche sperimentale sì, sì, speri eh. diciamo con un campo di applicazione più, eh, più in teoria le chiedo questo come giovane ricercatore e ricollegandomi anche al collega dottor Andino Astrofisica eh, come presidente CNR ovviamente ha una responsabilità nazionale rispetto a, a noi ricercatori che Stiamo vivendo una fase di estrema difficoltà in termini di possibilità lavorative una volta terminato il PhD, o anche come assegnisti, eh, diciamo, sappiamo tutti la questione dei cervelli in fuga. Le chiedo questo, nonostante le sue limitate possibilità come Presidente del CNR, non è il Ministro, eh, che tipo di piano strategico ha in mente per far sì che il precariato, ad esempio, all'interno del CNR possa essere superato da un lato? Dall'altro, in che modo il CNR si può porre anche in maniera strategica come un ente che possa valorizzare i molti PhD in uscita o gli assistenti di ricerca che poi fanno fatica a trovare una collocazione in università? Beh, le, la domanda è, è una domanda difficile, perché combina insieme questioni di principio, di strategia, di come si dovrebbe fare il reclutamento, con l'altra parola che lei ha citato il precariato, quindi non mi è chiaro. Eh, diciamo la cosa è difficile perché il precariato di cosa è conseguenza? Diciamo, è conseguenza di molti troppi anni di mancanza di una politica di reclutamento, cioè di una mancanza di una situazione in cui si sa cosa si fa, c'è cioè, uno si dottora, dice che fa, c'è il il dottorato. Questo non esisteva perché, eh, non avendo in mano del denaro, guardate, ci sono, voi state parlando di assegni di ricerca. Allora, eh, noi universitari sappiamo benissimo che, quando gli assegni di ricerca furono inventati, un trucco molto all'italiana, eh, è una maniera per cui. Si diceva all'Europa che avevamo meno disoccupati, però al tempo stesso non gli si faceva pagare le tasse, insomma infatti ora i nodi stanno venendo al pettine. Però furono inventati gli assegni di ricerca, però fu fatto così cioè che so che al Dipartimento di Fisica di, di Firenze, dove io ero, arrivavano dei soldi, arrivarono dei soldi, dice cioè voi potete fare tre assegni di ricerca. Quindi a quel punto c'era un dibattito, si decideva chi si faceva una commissione, si discuteva. Poi a poco a poco questi soldi si sono ridotti. Dice via, invece che per tre ve ne diamo per uno e mezzo, però voi potete cofinanziarli. Allora Massimo Incuscio che aveva i soldi per pagarne metà, chiaramente era avvantaggiato. E poi dopo poter, e alla fine è successo che chiunque si può fare l'assessore di ricerca. Perché va dall'assessore giusto, dal, da, recupera dei soldi comunque e quindi nasce il precariato. Perché non c'è più la possibilità di controllare capito dal centro, ma non dal centro nel senso di centralità democratica, ma di controllare con una filosofia di reclutamento. Dico bene? E così è nato il precariato. Quindi il precariato è, è un insieme di tante persone, perché sono tutte persone, ma a me dispiace molto che si parli di precari, che sono stati tenuti lì, a volte anche sfruttati, con l'idea tu intanto ci stai e poi prima o poi, come dire, le cose si sistemeranno. Allora, Lì il mio augurio fortissimo è che la politica intervenga per risolvere il problema, cioè che ci dia le risorse per fare un numero diciamo, non risibile di concorsi a cui tutti questi precari possano concorrere e, e quindi finalmente diciamo, come dire, sistemarsi. Anche per non perdere le competenze che nel frattempo sono state sviluppate. Però, tutto questo. Questa situazione che noi adesso troviamo ci spinge a pensare che forse qualcosa si è sbagliato e che quindi bisogna ripartire con una politica di, di reclutamento fatta in maniera come dire, coerente, coordinata, pensata, no? Ed era questo il segnale debolmente positivo ma positivo che viene da questi ultimi mesi, cioè in cui sono stati, ci sono stati dati dei posti fuori quota, cioè con aggiunta nella dotazione come dire, del fondo ordinario, da utilizzare per giovani che abbiano fatto il dottorato da 5-6 anni, che quindi abbiano fatto il dottorato, siano andati a giro, magari si siano un po' speciali, e a quel punto possono concorrere a dei posti di ricercatore, e intanto che ci siano questi posti, che possono concorrere, quindi se poi uno è bravo resta, e se non è bravo diciamo non resta. E un'altra cosa che forse posso anticipare è che nel meccanismo di reclutamento per gli enti di ricerca c'è esattamente la stessa cosa che già in funzione all'università, cioè che tu invece di creare tutte queste forme, l'assegno, la borsa eccetera, puoi semplicemente dopo… Alcuni anni dal dottorato, dare un posto, cioè dare, insomma, puoi fare un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato, che però nel corso del terzo o quarto anno venga giudicato per essere poi trasformato, diciamo, in un posto fisso anche con una carriera, perché ora voi siete, per, per fortuna, tutti giovanissimi, eccetera, ma una delle piaghe gravissime è certamente quella del reclutamento, ma è anche quella del fatto che quando uno viene reclutato, poi dopo sempre lì resta, c'è gente cinquantenne o più, che ricercatore era all'inizio e lì resta, ci sono anche questi meccanismi di. Quindi il tema è, è complicatissimo, capito? Perché c'è un, un problema grave che esiste. Che varri... Cioè è chiaro che il reclutamento deve essere fatto per come si fa per il mondo della ricerca, capito? Cioè è chiaro che questi posti sono pochi. Io stamattina l'ho anche citato mentre parlavo di fronte al ministro. Noi vogliamo che ce ne siano anche altrettanti l'anno prossimo, poi ancora l'anno dopo, cioè che ci sia una programmazione, no? e poi esiste parimenti il problema del, di questo enorme bacino di persone che lavorano nella ricerca e che sono però state spesso reclutate nelle forme più diverse. Pensate anche che qui vi sta parlando uno che ha a che fare con tutta l'Italia, quindi eh, c'è, cioè, Capisci se uno a Malta, ecco non parliamo d'Italia, ma se uno a Malta ha dei soldi e vuole reclutare qualcuno, lo recluta e probabilmente troverà un maltese. Insomma, non so se mi spieghi, lo farà perché quello passa il convento. Quindi quando io dico che il reclutamento su è, è vario, è diversificato, lo è davvero poi su scala nazionale. Quindi andrebbe ritrovato un modo di. Ma proprio su questo le volevo chiedere, mh, mi scuso forse la domanda è stata un, un po' vaga, eh, il precariato ovviamente non è il CNR che può risolvere un problema, eh, certamente. In particolare volevo sapere, il CNR lei come Presidente, in che modo, nel suo proprio, mh, nella sua cornice anche piuttosto piccola, in che modo può valorizzare maggiormente eh, l'introduzione di giovani ricercatori? Le faccio un esempio eh, molto semplice, noi siamo in Bicocca e il Rettore e il Professor Pacchioni sanno quanto la Bicocca autonomamente si è spesa per valorizzare i dottorandi eh, in Bicocca, facendo, creando un effetto domino eh, che ha consentito un mese fa anche all'Università Statale di aumentare le borse di studio a 1200 euro. Ha costretto in qualche modo. Eh, quindi il lavoro di Bicocca. Eh... Non era gelosa, gliel'ha lasciato fare. No, questo lo sto dicendo eh, perché con il Rettore abbiamo avuto un'interlocuzione ampia su questo, però è anche responsabilità spesso delle università e del CNR fare dei piccoli pezzettini per migliorare le condizioni, senza andare a scomodare questioni politiche più ampie. E le chiedevo, come Presidente del CNR, in che modo c'è una strategia per far fronte a questo problema, cioè far sì che giovani ricercatori, che siano PhD o che siano mh, persone che hanno già alle spalle un assegno, possano lavorare con maggiore facilità e darsi anche una prospettiva. Glielo dico perché, come presidente del CNR, penso che abbia una responsabilità importantissima. E lo so che lo sto vedendo eh, in questi tempi altrimenti tutti <ride> noi. Devo anche che... stare attento a come parlo, perciò non so se risponderò alla No, perché parlavamo di curiosità, noi siamo mossi alla curiosità, anche gli studenti andremo all'estero a farlo chi ci ha formato, chi ha pagato guarda, le tasse per farlo rimarrà in qualche modo. Guarda, guarda, allora stiamo parlando di un mestiere che in effetti non è un mestiere. Cioè io credo che noi abbiamo davvero la fortuna di giocare un bel gioco che è fatto di competizione, di gara, eh, capito? Il suo micro, micro animaletto, diciamo, lui deve fare la gara, c'è cioè, uno. Un ricercatore a Firenze scopre nel museo eh, un cristallo che non è un cristallo, ma è un quasi cristallo, eh, quello di Stanford, di, per, per dire, non, non parlo di fisica, eh, diciamo, scopre che forse viene, ed è vero, che viene da, da, da ex nonni della Terra. Insomma, c'è cioè cose, come dire, tutte quante tra, Noi facciamo un gioco e abbiamo anche la fortuna di essere pagati per questo gioco. Cioè, davvero vi dico che... Il piacere di fare, e questo piacere, ecco, questo vi posso anche dire, eh, che è bello perché è continuo anche quando si è diversamente giovani. Cioè È questo gioco che uno può continuare a fare anche quando sta qui, oppure tornando in treno, uno telefona in laboratorio, e dice che sta succedendo, eccetera. Va bene? Però, proprio perché è un gioco che ci viene pagato, è e anche una cosa che è abbastanza di eccellenza. Cioè io vengo da, da un laboratorio che si chiama Laboratorio di Eccellenza, qui alla Bicocca sono fatte tante situazioni di eccellenza. Mm? Ci sono bellissime avventure, diciamo, ora io, io parlo della scienza dei materiali perché forse è quella che grosso modo capisco di più, diciamo, ma c'è di tutto no? qui dentro. E e però la ricerca è quella: cioè è difficile immaginarsi un, una ricerca che non sia di eccellenza, nel senso che non sia competitiva, che non sia gara, che, no? E quindi probabilmente anche il reclutamento deve essere fatto come dire in questo, in questo modo: cioè un tempo in Italia, in Italia non, succedeva che quando uno si laureava e veniva più o meno giudicato. Cioè quella, il percorso che ha, eh, che, ha che ha raccontato il ministro oggi non so se chi poi non so più chi c'era e chi non c'era come normalmente succedeva che uno dopo due o tre o quattro anni dalla laurea o dal dottorato se era giudicato bravo veniva più o meno messo in condizioni di, di lavorare, però doveva essere c è, c è, capito, c'era un giudizio no? e, e va anche creata la, eh, la possibilità che uno giri e che sia un tutt'uno cioè, faccio per dire io un inizio di carriera l'ho fatto negli Stati Uniti d'America, universitario di dove era, Pisa, però pagato dal CNR con cui non c'entravo nulla, con delle borse di un programma americano Fulbright. Cioè come dire era un tuttuno. Ecco io questo, io credo che la chiave di volta sia questa, cioè di capire che davvero il mestiere del ricercatore non è analogo con tutto il rispetto ecco, a quello del, del qualsiasi funzionario pubblico, del postino come sempre, ma non solo per i vincoli, per il fatto che abbiamo bisogno di andare in missione, cioè, ma è proprio diverso. E quindi è lì probabilmente la chiave di... Ora, eh, ripeto, qual è la strategia? La strategia diciamo, è semplice, cercare di fare un reclutamento meno parcellizzato, meno locale, di farlo più centrale, Capisci? Abbiamo delle risorse per, per paleontologi, faccio per dire, allora invece di, di metterne uno qui perché c'è uno che lo fa bicocca, l'altro. Eh, capito? Cioè, se, si fa un'unica. Questa è la, come vedo io, eh, però poi può darsi che funzioni. Cioè, tu devi scegliere. Esistono già questi meccanismi, eh, come si chiamano? Le, le, I programmi Levi-Montalcini, eccetera. C'è cioè, delle cose in cui il giudizio è centrale. Per esempio in queste cattedre in più che sono state date 500 Natta, il governo sta pensando esattamente a questo, a fare delle selezioni centralizzate, quindi con commissioni che sono, capito, super, super partes. Cioè i concorsi nazionali, con cui un tempo si diventava professori, eh, funzionavano meglio, perché quando la cosa è nazionale è più difficile. Poi uno vice e poi va, dice no ma io voglio andare a fare questa cosa in Bicocca oppure a Palermo oppure... E cioè, questo è il tentativo, si sta cercando di tornare. Io ho trovato un CNR dove, come dire, non, non avendo più una, una qualche centralità strate, di strategia scientifica, eh, e alla fine è chiaro che uno si deve arrangiare quindi, e quindi tutto viene fatto molto localmente. E allora magari si perde il... Il senso delle cose, si perde la mobilità, questo è un po' la... Comunque, vedremo come, come ci riuscirà di operare. Salve, io sono al secondo anno di triennale di matematica e siccome... È, Dunque tu ecco, sei al? Secondo anno triennale di matematica. Quindi secondo anno di università di matematica. Sì, 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 sì. E volevo chiederle, siccome è uscita spesso questa parola reclutamento, no? Eh, io che un domani volessi fare ricerca e volessi rimanere all'interno dell'università, eh, qual è il prospetto di, di percorso che uno, eh, diciamo, dal dottorato, quali sono le diverse figure che uno, che uno studente diciamo, nel momento in cui poi si laurea nella laurea magistrale eh, attraversa, prima di, diciamo, diciamo, attraversa nel, nel, suo, nel suo percorso di ricerca? perché ovviamente eh, sono, cioè, sono state nominate diverse figure in, adesso dal dottorato al, all'assegno di ricerca al ricercatore tempo determinato per poi arrivare anche a ruoli diciamo più, più stabili e più strutturati però appunto siccome eh, a volte non sono chiari le, diciamo anche, anche il fatto stesso che ci sia un po' il precariato nell'università penso non sia dovuto soltanto a problemi di reclutamento, ma a, una, a un problema di struttura, nel senso che eh, così tante figure a volte rischiano di creare un, un circolo vizioso per cui poi eh, diciamo un, un ricercatore non viene riassorbito dal sistema. Nei fatti eh, penso che cioè, eh, lei sappia che la maggior parte di, di chi lavora all'interno del mondo universitario poi non riesce ad essere riassorbito dal, dal campo della ricerca. E quindi ecco, volevo chiederle un po' eh, qual era la sua visione circa questi, a questa struttura, a questi meccanismi. Allora, tu sei in tutto questo particolarmente fortunato. Perché? Perché la matematica è tutto, cioè dovunque c'è matematica. È chiaro che, devo dirlo, che la compagnia più nobile che può avere la matematica è la fisica. Diciamo, noi non potremmo fare nulla senza matematica. Ma nulla nemmeno di particolarmente applicato come il GPS se non ci fossero state le geometrie di Riemann che più di cent'anni fa consentivano a Einstein di inventare la relatività generale e a prevedere poi che se un satellite viaggia a quote diverse bisogna correggere il tempo e se non si corregge il tempo il GPS sbaglia di quasi un chilometro al giorno, cioè sbaglierebbe di. E questo è matematico, quindi tu vai da questa matematica di uno che sogna. Io avevo un grande professore normale, forse il più grande matematico del secolo scorso, Ennio De Giorgi, che una volta per mettere in crisi un altro grande matematico, Bombieri, che credeva di aver generalizzato tutto, disse: Ma a tavola, eh, poi uno stava lì a guardare. E lui fece: Ma ecco, dice immaginati però un cono in otto dimensioni. Eh? e non era una patria, e effetti trovò la magagna quindi vuol dire il matematico intanto è questo però è anche quello che fa che so la statistica che, che aiuta i fisici a fare come dire previsioni economiche, e, è il matematico che, che prevede il clima ma il matematico, noi nel CNR abbiamo dei gruppi affascinanti che fanno matematica per l'industria ma c'è cioè, la matematica è davvero tutto ed è anche davvero tutto poi se per uno vuole rimanere nell'università. Perché la matematica si insegna come dire dovunque. Poi nella matematica uno diventa maturo molto prima. Io avevo, mi ricordo a Pisa, compagni eh, che a 28 anni non erano ancora andati in cattedra, no, 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 non ricercatori, si sentivano, come dire, frustrati. La, quindi intanto lei è fortunato. Fantasia e la cosa è partita ha centrato per un altro argomento questa confusione di varie forme, no? cioè assegni, borse, ha citato questo qua, diciamo, ricercato. Allora io penso di aver... Guardate qui non si può dire perché chiaramente ci sono delle cose che uno ha visto, che magari è stato anche chiamato a questo famoso piano nazionale che non esce, Dice, in effetti è ovvio che noi l'abbiamo visto, ci stiamo pensando, così come queste leggi di semplificazione, eccetera. No? Diciamo, io ho come la sensazione che verrà istituita un'unica forma di reclutamento, quindi la carriera tipo di uno è che si laurea fa il dottorato, cioè il dottorato è, 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 fa parte, tant'è che i concorsi che poi uno fa prevederanno come requisito di ammissione il dottorato e non la laurea, perché qui l'altra cosa che succede è che spesso i dottorati uno li prende perché va a Oxford, avendo magari fatto la triennale qui, poi dice ma vado a un'altra parte, non ha la laurea ma direttamente il dottorato. Quindi uno fa il dottorato, poi fa 2-3-4 anni di postdoc, possibilmente, anzi, sicuramente fuori dal luogo dove si è, si è dottorato o si è laureato, e, e dopodiché, a quel punto, come diceva stamattina il ministro, uno ha quei suoi trent'anni, anni, eh, oh, capito? A quel punto devi decidere, o dentro o fuori, col meccanismo del ricercatore a tempo determinato, dove tu lo. Uno vince un concorso selettivo e poi viene stabilizzato meno, c'è una specie di, di pulizia. Di... Va bene. Perché, invece questo, immobilismo, perché attualmente c'è questo immobilismo tra le figure, cioè, eh, figure? non lo so, c'è cioè per esempio la, la, la divisione tra RTDA e RTDB, ricercatore oh, a tempo determinato di tipo A e di tipo B. Ah, ecco. Cioè, diciamo, tutte queste figure che poi rimangono precarie o vengono espulse nel mondo della ricerca, perché appunto eh, devono rincorrere assegni, devono eh, fare eh, progetti, diciamo eh, a distanza di anni l'uno dall'altro. Cioè, perché attualmente sussiste questo, questo sistema? Cioè, è un sistema che non funziona per proprietà intrinseche oppure c'è qualcos'altro che evidentemente impedisce, può essere il finanziamento, può essere il reclutamento, non lo so. Adesso stai toccando un'altra cosa, i ricercatori A, B, e se posso spezzare un po' una lancia, e allora le università, adesso però sto parlando da universitario, diciamo le università hanno avuto l'autonomia. Tra l'altro voi dovete sapere che le università hanno avuto l'autonomia in conseguenza di una legge che fece Ruberti. Cristina, quanto? 20 anni fa? Eh? Cioè, era D'Alema, era Massimo D'Alema, mio compagno di studi, però diventato primo ministro, che era in quel governo che diede l'autonomia. Ed era alle università e agli enti di ricerca. Allora, nel bene e nel male, quella dell'università è stata attuata, gli enti di ricerca speriamo che venga, che venga attuata adesso, no? E di questa autonomia. E se ne è fatto uso, ma anche a volte abuso, quindi c'è stato un po' un esplodere. Altra cosa che era partita seria e rigorosa erano i dottorati di ricerca. In cui all'inizio, pensate voi, non era ovvio che la scuola normale superiore, mi ricordo, avesse il dottorato di fisica perché non aveva tutta la fisica, poi lo ebbe, in effetti, addirittura ricorderanno i colleghi, si fecero dei consorsi, c'è cioè PISA con lecce proprio per avere la massa critica. Poi i dottorati di ricerca si sono, appunto, come la storia degli assegni, ognuno si è fatto il dottorato di ricerca, dopodiché sono venute fuori le, le regole restrittive. E la storia dei ricercatori di tipo A e B è un pochettino questo, capito? I ricercatori di tipo B prevede che uno per averlo è di questo genere, che tu ti danno un posto ma poi se sei giudicato bravo e se prendi l'abilitazione nazionale poi diventi professore. Quindi, un po' mettere un, dei freni con delle cose che si chiamano punti organico, no? come si chiama? eh, appunto, loro, loro sono e quelli di A, per esempio, sono già più pericolosi, perché quello di A almeno a Firenze, eh, si, vedo do, professoressa, si, eh, eh, perché di nuovo lì sta tornando. Che, però, se io ho dei soldi, eh, tu me lo fai fare, e questo, fra l'altro, è triste in un'università come la vostra, come la, la mia, la vostra. Perché l'università c'ha dentro di tutto. Allora, dire che se tu hai dei soldi ti faccio fare un posto di ricercatore, il fisico, i soldi ce li ha, ce li trova. Capito? Perché persino il paleontologo, se convince qualcuno che può di di dissalare, capito? Ma il problema che noi abbiamo nell'università, non è il problema, la cosa bella che abbiamo nell'università, è di quello che fa latino, che fa filosofia, che fa. Capito? Quello non troverà mai i soldi, quindi hai anche bisogno di mescolare. Allora, certi blocchi che ora ci sono sono, penso io, il tentativo di tornare un po' a una situazione di, di controllo di una materia che altrimenti era, come dire, era, era molto esplosa. E... Però posso darti un consiglio? Tu stai facendo il secondo anno di matematica, quindi che stai facendo? Stai facendo superfici minime? che fai? Eh, allora, tu gioca per quello, cioè è ora non ti preoccupare dei ricercatori A, B, e, vabbè, quelli, nessuno è perfetto diciamo, diciamo io. Per che... ma eh, capito, cioè, avete la fortuna, io quello che dico, cioè, cioè, è bello giocare, appassionarsi, capito? Eh, eh, E lì la, mo e la, fo la molla, capito? Eh, buongiorno, buongiorno, mi chiamo Jacopo Parravicini e sono un assegnista eh, presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali. Sì. E, mm, in conseguenza a tutto quello che si è detto appunto recentemente eh, con, con i colleghi e gli studenti, io penso che ci sia un, un aspetto sottostante tutto questo, ed è il fatto che. Perlomeno in Italia la ricerca scientifica non è percepita tanto come un investimento quanto come una spesa. Innanzitutto a livello politico e questo in maniera del tutto come dire, indipendente da, dal colore dei governi. Non so se ha presente che eh, era uscito circa un anno fa eh, quello studio di De Nicolao sul Corriere della Sera, aveva avuto una certa rilevanza. Un professore di Pavia che ha preso la, la classifica delle università mondiali, l'ha diviso per il, il finanziamento ed è venuto fuori che con questa nuova classifica le prime dieci al mondo, delle prime 10 al mondo 8 sarebbero italiane tra le università. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi sappiamo. È di l'importanza della matematica. Eh? Se uno sa so fare le divisioni. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che noi per un euro messo nel sistema. Si dice università, ma è evidente che si sta parlando della ricerca e così via. Per un euro inserito nel sistema, noi lo facciamo fruttare al meglio. Certo che ci sono abusi, tutti noi l'hanno visto, certo che c'è gente che si è trovata al posto giusto al momento, lo sappiamo tutti, però quelli ci sono dappertutto nel mondo. Noi, al di là di tutto questo, questo studio dimostra che noi sappiamo far fruttare. Io sono stato in diverse università, anche all'estero, e devo dire che, come intensità di lavoro, noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno, poi magari siamo meno organizzati, tutta una serie di cose. Quindi, secondo me, appunto, è questo, chiedo la sua opinione e chiedo se lei ha idea di muoversi in tal senso. Una cosa fondamentale è cercare di eh, suscitare la coscienza innanzitutto tra i politici, ma si fa presto a Lamentarsi dei politici, I politici sono figli del popolo, diciamo così, del, di, del, di coloro che, che, che rappresentano. O oh, padri. Eh, sì, no, nel senso sono parte, cioè sono, ci vorrebbe, bisognerebbe cercare di uh, far suscitare suscitar la coscienza che tutto ciò che è messo nella ricerca non è in nessun modo, non è in nessun modo una spesa, ma è un investimento. E al di là dei proclami che tutti fanno perché come dire fa bello dire ah, la ricerca eh, però di fatto questa cultura profonda endemica secondo me non c'è e non c'è proprio e secondo me questo è un problema che sta al di sotto di tutte queste poi strategie sul reclutamento tutte queste cose io ci sono come dire <ride> ci sono sulla breccia su questi problemi particolarmente affezionato eh, certo. Scusa posso sapere che materiali fai io studio semiconduttori, celle solari e vengo dall'ottica non lineare, quindi proprio da un campo del tutto diverso. D diverso da cosa? Diverso dai semiconduttori, dalle celle solari, diciamo. Mica tanto diverso. Sì. Se, se tu inizi a dire che l'ottica non lineare è diversa... No, vabbè, semiconduttore... ok, però... <ride> sì. Allora, questo intervento è molto importante eh, perché appunto introduce... Un altro concetto, diciamo, il fatto che in Italia la, la ricerca, fra l'altro, qui stiamo parlando di scienza, eh? e domandatevi anche voi quanta parte di, di nostre energie vanno in materie che non sono scientifiche, no? cioè, probabilmente uno dovrebbe anche trovare un sistema in Italia dove vengono incrementate le. Le iscrizioni alle lauree scientifiche, perché di questo stiamo parlando. Però il tuo intervento diciamo, individua un altro problema. Cioè è verissimo, diciamo, la ricerca non viene assolutamente percepita come, eh, un, come dire, un investimento, come un'occasione di ricchezza, come un e qui vabbè ci sono i politici. Ma appunto ci siamo anche noi. Cioè, eh, io credo che noi operatori di scienza, noi ricercatori, abbiamo il dovere di divulgare, ma non di divulgare, capito, di parlare dell'elettrone, di spiegare come è fatto l'elettrone a uno che non sa come è fatto l'elettrone, oppure. Ma abbiamo il dovere di rendere la comunità sociale, il popolo diciamo è consapevole, il popolo consapevole di quello che sta avvenendo. E, e que, di queste cose noi ci accorgiamo quando ci sono grandi sfide, grandi decisioni da prendere. No? E, che so, il clima si scalda, si raffredda, tutte queste questioni qui. E, tu, no? e, e la gente non, è un po' sperduta, nel, pensa che la scienza non, non c'entri o che imbrogli. Oppure certe altre grandi sfide diciamo a volte referendarie no? dove cioè non c'è come dire una consapevolezza scientifica di quello che sta avvenendo allora noi abbiamo assolutamente il dovere di imitare gli altri stati cioè se tu vai in Francia o in Germania o negli Stati Uniti lì la gente viene continuamente informata di quello che sta succedendo del perché facendo un orologio più preciso di un certo tipo si vede questo o qualsiasi cosa, capito, o il, il, a cosa serve il semiconduttore, capito, diciamo organico, non so, di, tu, quelli che fai tu, quello che sia, diciamo, c'è uno che deve essere consapevole è, di quello che fa la scienza, di quello che scopre, di quali sono i risultati, di qual è l'incertezza di questi risultati e di come tutto questo possa essere messo al, al servizio del progresso. Stavo per dire dell'umanità, ma poi è così, ma allora anche del progresso di una nazione, no? perché poi da quello può scaturire ricchezza. Quindi tu hai centrato un, un problema fondamentale e, e noi adesso nel CNR stiamo un po' lavorando in questa direzione. Ci sono proprio personaggi, persone diciamo, che, che organizzano questo fatto, cioè di come si, si riesca a trasferire all'esterno l'informazione di quello che si fa in modo che le persone, che, quelle che pagano le tasse, siano contente di pagare le tasse, vedere dove vanno a finire i soldi, e gli stessi politici poi risultino eh, responsabilizzati in questa direzione. Devo dire che negli ultimi sei mesi o un anno, non, per maggior, non so se è per maggior consapevolezza, magari è per, eh, diciamo in qualche maniera, la scienza viene un po' rimessa. Eh, fra le cose, se non altro che fanno slogan, cioè che, che conviene come dire, raccontare e finanziare, quindi come motore. Però questo meccanismo di rendere il sociale consapevole di quello che sta avvenendo è assolutamente fondamentale e ci si sta adoperando anche. Ecco, il CNR in questo è fortunato perché ha dentro proprio istituti che poi di fatto fanno questo. Eh, di, sono istituti che fino a dieci anni fa facevano per il Presidente della Repubblica. Il, producevano un documento dello stato della ricerca italiana, a cosa serve, c'è cosa, gente che è allenata eh, a, a valutare, a divulgare, a, a far capire come certe cose sono importanti. So, il presidente della, della commissione agricoltura, non so come si chiama, del, del senato, che è, ecco c'è un'attenzione. Una, nel, al cenere molti, molti, stanno a livello istituzionale chiedendo aiuto. Per esempio mi diceva, diceva, fra un po' bisogna discutere la politica che dobbiamo fare per gli OGM, no? loro hanno bisogno di avere una specie di, di braccio come dire armato, come dire competente. Allora, per esempio OGM è quelle classiche cose di, di cui io non so niente ovviamente, diciamo. però dove tu devi informare le persone perché capiscano no? cosa conviene fare, cosa conviene non fare. Perché certe volte alcuni danni poi vengono fatti per l'economia, per il fatto che uno si chiama fuori da certe avventure, magari, capito, perché ha paura che siano... Cioè, tante cose messe insieme. E poi l'industria, stamattina il Ministro diceva l'industria, noi abbiamo davvero un handicap. Io fino a un mese fa o due mi sono trovato a, pre a presiedere un istituto di metrologia, Galileo Ferraris, che è molto legato alle industrie. Eh, perché è proprio intrinseco e vedevo che in Europa quando tu vai in questi grandi progetti europei capito, i tedeschi eh, arrivano lì con la Bruker, eh, per non parlare poi delle industrie farmaceutiche eccetera, capito, c'è cioè, tutto insieme così gli inglesi, eccetera, noi dobbiamo sensibilizzare anche il mondo industriale, nel senso che anche il mondo industriale forse capisce che se chiacchiera un po' di più col mondo della ricerca pubblica, universitaria o no che sia, ne ha un guadagno, no? perché può trovare un, a sorpresa un nuovo prodotto che gli fa fare soldi. Siete sì, soddisfatti? Ci sono altre domande? Ottimo. Ah, Salve, mi chiamo Luca e sono al secondo anno di matematica di magistrale, e la domanda che avevo è dal punto di vista sia economico sia puramente scientifico, come politica di ricerca è meglio puntare ad aprire, ad aprire più progetti di ricerca possibile o è meglio cominciare a chiudere tutti i finanziamenti della, eh, delle ricerche già aperte? Quindi? stare un attimo un po' cauti di, chiudere, eh? non ho capito, non no, nel di cercare di coprire i finanziamenti delle attività di ricerca che ci sono già piuttosto che cominciare ad aprire a tutto spiano progetti vuoi rispondere tu? no? è tardi? come ha detto? sto no, semplicemente dicendo ai miei studenti che fare quattro e mezzo a una lezione ah era un segnale sublimale cioè sì. Allora, come dire, la ricerca è una strategia, quindi uno deve avere il coraggio ogni tanto di chiudere filoni di ricerca che non stanno andando avanti. Ecco perché è importante avere anche una valutazione, perché si deve fare sistema, cioè uno si deve un po' concentrare le risorse che sono poche, però deve saperle concentrare dove. Dove poi funzionano di più, questo serve per mettere un po' d'ordine. Difatti, nel piano che noi adesso stiamo scrivendo, partiamo da quelli che sono i grandi temi che ci vengono posti, che poi sono come vivere meglio, invecchiare meglio, produrre energia senza inquinare, e e usare i prodotti dell'agricoltura per fare cibo buono e non energia, questi sono i e noi dobbiamo rispondere a questo con delle scelte no? uno dice usiamo questo filone quindi chiudiamo e concentriamo le energie su un numero cioè, non limitato cioè il CNR è davvero grande quindi poi, mescolato con l'università è ancora più grande, diciamo, concentriamo su Filoni dove abbiamo già una qualche massa critica di persone brillanti, brave eh, e via discorrendo. Per quanto riguarda invece la cosiddetta Curiosi Riven che era venuta fuori prima, lì invece, secondo me, bisogna essere estremamente generosi. Eh, un, un premio Nobel importante. Di, del 2001 che è stato per l'invenzione della condensazione di Boseinstein e ha fatto questa scoperta a 30 anni negli Stati Uniti. Allora poi era venuto da noi il laboratorio e il giornalista gli domandava ma com'è che a 30 anni negli Stati Uniti eh, tu hai avuto un laboratorio che ti ha portato a fare la scoperta della condensazione di Boseinstein? E la risposta è stata, come dire. Eh, tantissima perché lui ha illustrato il sistema americano, cioè la National Science Foundation, lì si sì, eh, finanzia a tappeto centinaia di progetti, previo però, capito, giudizio, peer review, eh, cioè non è che li finanzia così, perché lì la strategia è che finanzia tantissimi progetti di fantasia o di possibile fantasia, e, e, e immagina, ecco, da un matematico apprezza diciamo queste cose che se tu ne finanzi, capito, tantissimi ci sta che uno di quelli o due di quelli porti alla, capito, alla cosa nuova. Quindi, io nel mio piccolo eh, penso che dovremo finanziare i progetti di fantasia il più possibile, senza dire sono troppi, ma anche poi decidere di non, di non continuare a finanziare quelli che non che non si dimostrano, diciamo, utili per andare avanti, eccetera, e invece poi per finanziare in maniera massiccia quei due o tre, che so, su, su 50 che sono, eh, che sono promettenti, no? che rivelano di essere promettenti. Quindi è un, uh, è un mescolare le cose. Ci sono altre domande? Buongiorno, sono Chiara Boldrini, sono il primo anno di dottorato in scienze dei materiali. Buongiorno. E l'anno la, scorso ho fatto. Mater che materiali fai tu? Eh, celle fotovoltaiche per ora. Poi vorremmo passare al water splitting, comunque energie rinnovabili. L'anno scorso ho fatto un anno di assegno invece al CNR qua a Milano, all'Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari. E ho potuto constatare con mano che il CNR si articola veramente in una quantità infinita di istituti, magari composti da 10-12 persone. Non sarebbe più razionale cercare di tirare un pochino i remi in barca, magari fare delle strutture più accentrate? Perché io vedevo veramente che magari ognuno aveva il suo piccolo, poi se c'era bisogno di qualcosa c'erano da contattare altri istituti, altre persone, altri posti. Io mi congratulo con te perché sei davvero una ricercatrice attenta. E però mi avvalgo del quinto emendamento, perché qui mi stanno. <ride> so che mi stanno registrando in streaming eccetera e non rispondo però sono, siamo assolutamente consapevoli di queste cose vediamo ottima osservatrice quinto emendamento dico bene professor Miglio sì. senti che ce le fai tu di che genere Perché io sono curioso sì, ma quali? Tutti fanno fotovoltaiche. Da quando eh... Enrico Fermi fece la statistica di Fermi tutti fanno fotovoltaiche. Per ora ci occupiamo di celle a sensibilizzante organico, celle di Grezel. Eh beh, bellissimo. Sì. Ah, volevo, ero Terza perché... generazione. Dunque, ci stiamo avviando verso la fine della nostra chiacchierata e raccoglierei ancora una o due domande. Ecco, ce n'è una qui davanti, poi... Buongiorno, Matteo, eh, dottorando in scienze di materiale l'ultimo anno. Mi domandavo, in un'ottica di prospettiva futura, che cosa distingue il CNR e che dovrebbe valorizzarlo rispetto ad altri enti di ricerca pubblica? Perché un aspirante ricercatore dovrebbe cercare una, un assegno, una posizione di postdoc proprio al CNR? Se, se, se uno vuole, non è un... <ride> Allora, quello che contraddistingue il CNR è una domanda interessante. Diciamo, allora, il CNR è l'ente di ricerca di più antica tradizione, cioè ha più di 90 anni. E, e, questo, e questo in Italia è cosa importante perché le tradizioni, le culture, eccetera, pesano, specialmente quando non ci sono, come dire, regole, cioè, come dire, voi lo vedete anche fra gli Atenei, no? Cioè che nel momento del disordine, eccetera, eh, ora a parte eccezioni come questo, che è un, un Ateneo nuovo, ma in genere quelli che hanno un peso poi, e anche il limite, no? Perché uno c'è inerzia, eccetera. Però quello che davvero contraddistingue il CNR è davvero la sua... Pluridisciplinarità, l'assenza di barriere. Tutti gli altri enti sono monocromatici: molti sono di fisica, nucleare, astrofisica o, o geofisica o, o cose di questo tipo, ci sono molto su una disciplina ben precisa, quindi sono, se vuoi, molto di, di scopo come per esempio se uno fa ricerca medica c'è l'Istituto Superiore di Sanità che fa ricerca medica, ecco il ricercatore che venga a fare qualcosa di medico nel CNR però ha la possibilità di interagire con quello che gli sviluppa il sensore nuovo per vedere qualche cosa oppure la tecnica di imaging o, o, robe, o robe di questo genere. Quindi l'unicità del CNR è che c'è dentro tutto e questo può servire. E in assenza di barriere, cioè noi universitari siamo molto gelosi, prima abbiamo, qualcuno parlava dei, dei ricercatori di tipo B, tu che eri in, in, in consiglio di amministrazione, allora se tu sei in consiglio di amministrazione probabilmente avrai assistito alle liti che ci sono sui punti organico, cioè quanto si dà a Kim di un certo tipo o a FIS di un altro o a Med, ecco tutto questo nel CNR non c'è, cioè cioè, fisici, chimici, ingegneri, economisti, letterati, storici dell'arte, vanno tutti insieme in maniera trasversale, è una cosa molto importante. Difatti, non è un caso che alcune scienze per cui l'Italia è diventata famosa nel mondo o che si sono sviluppate, si sono sviluppate nel CNR. La genetica è una di queste, che è una cosa nuova e diversa che nacque intorno al CNR di, di Napoli. Eh, il laser, dopo la scoperta del laser, è, è venuto in Italia in maniera pesante grazie a cose trasversali che c'erano nel, nel CNR. Il calcolo elettronico fu sviluppato nel CNR eh, eh, e, e questa allora è la caratteristica che forse Dipende uno che cosa vuole fare. Diciamo. Cioè, se, fa, se, se vuole fare che so, fisica delle particelle elementari, andrà agli NFN diciamo, a cercare, se però vuole fare eh, altre cose, eh, va nel CNR. No? Questa è la vera caratteristica di diversità, è molto importante. Poi il CNR. Per sua tradizione ha avuto anche dei meccanismi di valutazione, di finanziamento della ricerca molto pensati. Molto, è stata anche un'agenzia, un no? c'è uno che, che costruiva cose, che aveva nei suoi comitati personaggi del calibro. Beh, voi qui avevate Caldirola, eh, Polvani. Eh, ma in generale Enrico Fermi, Amaldi, Cicenera di Natta, eh, Cagliotti, Chiki? Enrico Fermi era segretario del comitato... Sto facendo con lui, non, tu non te lo ricordi perché sei giovane, diciamo io me lo ricordo. Perché... Non si ricorda perché... Come ha detto? Non ti ricordi Alessandro volta. No, Enrico Fermi era segretario del comitato fisica del CNR nel 1932, e, quando era anche con i ragazzi via Panisperna, però all'epoca scriveva di teoria quantistica della radiazione, cioè Fermi era davvero uno un po'... Ecco, il CNR in questo è un po' diverso, che sono tutte... difatti molti di questi altri istituti sono tutte gemmazioni del CNR, eh? cioè... Cioè la fisica nucleare è, è stata gemmata dal pure l'astrofisica, ma la vera diversità è questa, è la, la super multidisciplinarità senza barriere e questo è il motivo vero per. Posso dire una cosa a questo proposito, Massimo? Sono è <ride> che... facoltà. Secondo me eh, c'è stata un'epoca, molti anni fa, in cui eh, accedere alla carriera della ricerca tramite il CNR era più ambito che non accedere tramite l'università. Cioè, per esempio, il CNR vabbè, è poi dedicato più totalmente alla ricerca, non ci sono tutti gli impegni didattici che poi si sono molto aggravati oggi in università, poi le cose sono cambiate e diciamo l'università per una serie di ragioni è diventata un po' più attraente o attrattiva nel senso che offriva... Allora secondo me la sfida che tu hai davanti è di rendere il CNR la prima scelta per uno che voglia fare ricerca, cioè proprio il posto dove uno vorrebbe andare a fare ricerca come primo obiettivo della sua, della sua carriera. Ma eh, questo intervento dell'amico è... Ora mi fa venire a mente che, che qualcuno di voi, diciamo in un'altra situazione, ha posto il problema di, dei modelli in Europa di situazioni di intersecazione. Allora pensate al modello francese che è il CNRS, dove c'è dentro tutto, nonostante che parli di ricerca scientifica, ma ci sono dentro anche le scienze sociali. Il, letterarie, eccetera in quel sistema c'è cioè un, un francese che, che si laurea, faccia il dottorato eccetera, ambisce ad andare a prendere il posto del CNRS non quello universitario, perché è appesantito quello universitario da, dalla didattica che, che viene fatta anche per davvero diciamo no? e che è un pochettino quello che diceva lui e poi c'è un totale interscambio, no? cioè magari quando uno dopo ha voglia di insegnare, insegna e via discorrendo. Però sicuramente il, il, il CNR è, 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 è la prima scelta diciamo, nel sistema francese. Ecco, forse se le cose vanno bene riusciamo a far sì che, che anche in Italia sia così. Perché probabilmente eh, l'ingresso nel mondo della ricerca è... è è più facile è se uno se entra per fare ricerca, il che però è anche sbagliato secondo me, perché io ho imparato tante cose perché mi hanno dato dei corsi, il primo corso che ho insegnato si chiamava fotografia scientifica perché quello era libero e quindi io dovevo imparare lì per lì le leggi, vero? Per fare come mai le lastre si impressionano, eccetera. alla fine uno le impara. E non è che... Oppure io vengo da una scuola, quella di Pisa, dove per la verità veniva insegnata la struttura della materia. Ora, qui, siccome vedo molti strutturisti dei materiali, scienziati dei materiali, nella tradizione di Pisa c'era molta fisica atomica, e lo stato solido, soprattutto in assenza di Franco Bassani, era un po' più debole e a un certo punto io sono andato in cattedra però di struttura della materia e mi hanno dato davvero il corso di struttura della materia a Napoli e lì c'è poco da fare finché si parlava di raccontare l'atomo di idrogeno, l'atomo di Elio, il corpo nero eccetera andavo e poi quando c'è un bisognava raccontare lo stato solido, i, il, le bande e, e, e via discorrendo vedo che qui sono attorno da persone che mi guardano in maniera severa, però io all'epoca non c'era freccia rossa, ma c'erano i treni lenti, e io ricordo con molta attenzione come andando da Pisa a Napoli, eh, capito, sapendo che dopo arrivato dovevo fare delle lezioni, tu per insegnare impari, quindi bisogna anche stare attenti, e eh, in questo dire che è più... però insomma, eh, tu, tutto ci... basta essere aperti, basta essere elastici, cioè questo è importante. Va bene, se non ci sono altre domande io penso che potremmo Ma chiudere sì. qui alle 16.30 come avevamo previsto, ci sono alcuni che devono andare a lezione credo. Quindi ringrazio eh, innanzitutto il professor Massimo Inguscio per essere stato qui con noi oggi e ovviamente ringrazio tutti voi per essere intervenuti, aver partecipato e anche per tutti gli interventi anche molto interessanti che ci sono stati. Grazie. Inutile dire che tutti hanno i miei recapiti, tutte le curiosità, mandate messaggi, tra l'altro io credo di dover tornare spesso da queste parti perché la regione Lombardia sta dimostrando una certa vivacità.